Ciao a tutti, bentornati su Obiettivi a Mente. Oggi con noi Aldo Breda. Ciao Aldo, grazie per essere qui per il tuo supporto. Grazie a voi. Dunque, Aldo è un imprenditore che io ho conosciuto attraverso una trasmissione su Sky 2 anni, 3 anni fa. E mi ha affascinato, insomma, la sua storia, quella della moglie, quindi la riportiamo qui. Anche per capire, Aldo, cosa ha pensato in quel momento di cambiamento di vita, che poi racconteremo. Dunque, Aldo e la moglie vivono a Sosua, in Repubblica Dominicana, sono andati via circa 15 anni fa, e da allora a Sosua hanno costruito un impero immobiliare e oggi, oltre ad essere imprenditore edile, e anche consulente per tutti coloro che hanno intenzione di andare a vivere da quelle parti, quindi lui aiuta un po' la gente a non prendere le cantonate solite che si prendono nei cambiamenti di stato. E dunque, Aldo, se ci racconti un attimo la vostra storia, cosa vi ha portato a questo cambiamento importante? E come siete partiti, insomma, se è stato. Raccontaci un attimo com'è andata la faccenda. Grazie. Certo, molto, molto, molto volentieri. Allora, innanzitutto partiamo dalla goccia che ha fatto traboccare il vaso, che è stata questa. Io all'età di 27 anni avevo già presentato un progetto su dei terreni di proprietà in Friuli, dove volevo fare un laghetto di pesca sportiva a livello nazionale, maneggio, campeggio, tutta una serie di servizi assieme. E pensa che era finanziato al 70% dal CONI, quindi era un investimento per me molto interessante. E pensa che per ottenere la risposta a questo progetto da parte del comune, le autorizzazioni, ho dovuto attendere 3 anni. E la cosa spaventosa è stata quale? Che al terzo anno non è che ho ricevuto la risposta sì o no, a parte che erano entusiasti di questo progetto, quindi erano strafavorevoli a farlo. La risposta è stata: abbiamo perso tutte le tue documentazioni. Questa è stata la goccia che mi ha fatto capire che ero nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. La scelta che ho fatto, ho detto bene. Allora, io non ho nessuna intenzione di sprecare la mia gioventù e la mia vita in un paese dove invece di aiutare chi vuole creare, chi vuole fare, ti ostacola. Ok? E voglio far capire una cosa interessante. Le difficoltà dobbiamo ringraziarle, perché è anche grazie a questa mancanza che siamo stati portati ad andarcene dall'Italia. Ok? Quindi molte volte noi ci fermiamo davanti agli ostacoli, davanti alle difficoltà, e diciamo: ah, ci va tutto storto, non riesco a ottenere risultati. E io potevo cosa fare? Disperarmi e dire: ok, non è andata, a me mi arrendo. Ok? Non mi sono arreso, ho preso la spinta, questa rabbia, tra virgolette, interiore di non aver ottenuto quello che era un mio diritto, ok? L'ho tramutata questa energia, questa spinta in una soluzione nuova, dove investire in modo diverso. Noi erano comunque già anni che andavamo all'estero a farci un giretto di qua e di là a vedere, perché l'idea era magari di svernare, no? Dire: boh, 6 mesi l'anno ce ne andiamo all'estero, facciamo questa esperienza all'estero. E fra tutti i paesi che abbiamo visitato, la Repubblica Dominicana era il paese che praticamente ci è piaciuto di più. Ci è piaciuto dal punto di vista di mentalità, ci è piaciuto dal punto di vista del clima, dal punto di vista delle opportunità. E quindi, quando questa goccia veramente ha fatto traboccare il vaso, ho detto: ok, allora, se le cose vanno così, facciamo il passo. Chiaramente non è stato facile. Molte persone a volte pensano che tutto va liscio e tutto è perfetto. No, non è così. E la mia famiglia, la famiglia di Roberta, sono state le prime persone ad ostacolarci. Ci dicevano: ma come? Avete casa, avete macchina, avete conto in banca, avete lavoro, avete tutto quello che volete. Che cosa vi manca?
La libertà. La libertà ci mancava perché ci vedevamo praticamente solo la domenica. E quindi abbiamo pensato, se tutto il resto della nostra vita staremo qui, otterremo lo stesso identico risultato. Perché se tu non cambi le azioni, il risultato che ti si ripropone è sempre quello. E di conseguenza abbiamo fatto questa scelta, chiaramente cercando di farlo capire nel migliore dei modi ai nostri genitori, dicendo, ma guarda, andiamo via un annetto, due, vediamo come va, e poi magari ritorniamo, no? Però la realtà è stata ben diversa, nel senso che siamo venuti qua, ovviamente siamo partiti quasi da zero, nel senso che non conoscevamo, non avevamo una guida qui sul posto, ci siamo dovuti arrangiare, abbiamo dovuto imparare la lingua perché non sapevamo lo spagnolo, però la cosa fantastica qual è stata? Che con l'attitudine giusta, ok? Siamo arrivati qui con molta umiltà, cercando di imparare, cercando di adattarci alla vita che c'è qui. Ovviamente all'inizio abbiamo fatto una leggera difficoltà perché ovviamente noi arrivavamo da, io facevo 12 appuntamenti al giorno in Italia e qui quando ne fai uno, due o tre al giorno sei già un mago, quindi ho dovuto tirare il freno a mano, rallentare, ma sono io che sono voluto venire qui, sono io che devo adattarmi, sono io che devo rispettare questo paese che mi ha dato l'opportunità di venire qui a ospitare. Quindi io dico sempre a chi viene qui o chi va in qualsiasi paese del mondo, ricordatevi che siete ospiti. Se non vi piace il paese, andatevene, qual è il problema? Io mi diverto con molte persone, ah, io non mi trovo bene, quanti anni sono che sei qui? 20 anni, come? Nemmeno sei mica un albero, se non ti piace vattene. Beh no, non è che si sta così, ma ok. Siamo un po' abituati sempre a lamentarci, no? Di qualsiasi cosa. Comunque, niente, questo è sono stato, diciamo, l'inizio. Quando siamo venuti qui, ho capito una cosa, che tutti gli errori che avevo fatto qui all'inizio, di non conoscenza, l'esperienza che si fa, ok? La potevo tramutare un'altra volta, anche la difficoltà tramutarla in un'opportunità. E cosa ho fatto? Ho detto, bene, la conoscenza che io sto, che ho qui adesso la metterò a fruttare. In che modo? Ho visto che molta gente mi chiedeva, bene, ma come si fa a venire in Repubblica Dominicana? Come si può venire a vivere lì? Che cosa serve? Posso comprare un terreno, posso comprare una casa, posso aprire un conto in banca, quanto tempo mi posso fermare? E ho detto, caspita, bene, perché allora non sfruttare tutto questo mio background che sto facendo qui e darlo come servizio ai nostri connazionali che vogliono venire qua? E così è stata, la prima operazione che noi abbiamo fatto è stata comprare un terreno, dividerlo in quattro, abbiamo fatto la prima casa con l'intento di venderla e nel mentre ovviamente spiegavamo alle persone che ci chiamavano la nostra esperienza che all'inizio era breve, ok? Però ovviamente col passare degli anni è stata sempre più grande fino ad oggi ormai. È stato facile? No. vi racconto questo aneddoto così ridete. Praticamente la prima casa per riuscire a venderla siamo stati 18 mesi, ok? Non è stato un giorno, 18 mesi e non sono pochi perché avevamo messo fondo a tutte le nostre liquidità per comprare il terreno e costruire questo per dirvi che cosa? Quando uno prende una direzione, deve essere determinato, non deve arrendersi alle prime difficoltà. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo aspettato, siamo andati avanti, abbiamo detto bene, continuiamo, fino a che è arrivato questa persona, che è questa coppia di italiani, incredibile, di Trieste, cioè neanche li avessimo cercati, erano una della nostra stessa regione, sono entrato e hanno detto, questa è la casa che stavamo cercando. Perfetto. È per voi. E quelli sono stati i nostri primi clienti che hanno acquistato la prima casa che abbiamo fatto. E la cosa divertente è stata che dopo nei 6 mesi successivi ne abbiamo vendute 2. E tu dici, ma caspita, perché abbiamo dovuto aspettare 18 mesi per venderne una e dopo in 6 mesi 2? È così, la vita è così. Molte volte ti mette alla prova, no? Per quello io dico sempre, chi si sconforta, che dice, non ce la fa, mai arrendersi, mai andare sempre avanti. Qui
Tu invece in Italia, ricordami, tu e tua moglie. Sì, io facevo l'agente di commercio. Quindi una roba che non c'entra nulla, ecco. Quindi vi siete diciamo che ho unito due esperienze. Mio padre lavorava nell'edilizia e già da quando avevo 14 anni mi portava nei cantieri, quindi ho unito il background familiare, diciamo la conoscenza di mio padre a livello dell'edilizia, con tra virgolette, l'esperienza dell'agente di commercio, quindi nella comunicazione, nell'avere a che fare con le persone, le ho unite qui e quindi mi sono reinventato questa attività, facendola nel mio migliore dei modi, sempre pensando che prima di tutto lo farei per me, qualsiasi cosa sia, acquisto questo terreno, io lo comprerei per me, sì, allora lo posso proporre. Cioè, sempre cercando di dare il massimo alla persona che viene qui, sapendo che è impossibile accontentare chiunque, però i risultati ci danno ragione, vuol dire che la strada che abbiamo imboccato è quella corretta, perché insomma, sono 15 anni che siamo qui e in 15 anni stiamo sempre continuando a fare la nostra attività, chiaramente con molta tranquillità, senza nessuna fretta, perché insomma, quello che cercavamo era un cambio di stile di vita. Cioè, ti faccio un esempio, cosa vuol dire per me stile di vita? Ecco, è importante che una persona, quando ha un sogno, un desiderio, capisca dove vuole arrivare, ok? Ad esempio a me di diventare miliardario non interessa, perché non ne ho motivo, non ho niente da lasciare a nessuno, quindi che motivo ne ho? La cosa che mi interessava di Roberta era la qualità di vita, esempio. Roberta tutte le mattine va dal suo cavallo, ok? È la sua passione. In Italia non avrebbe potuto farlo. E io tutte le mattine, ad esempio stamattina sono uscito in mountain bike, in Italia lo potevo fare solo la domenica. E dovevo scegliere, perché io tanti sport, vado in mountain bike, vado a pescare in apnea, vado a pescare con le canne, volavo in parapendio, cioè ho tantissime passioni, tantissimi hobby e vado a giocare a golf, cosa che in Italia era impossibile praticare per mancanza di tempo. Qui il tempo ce l'ho, ho la libertà di gestirmi giorno per giorno e fare quello che desidero, gli appuntamenti come voglio io, quando voglio io, e di fare le attività che desidero io. Questo era il nostro sogno, ok? Il nostro obiettivo. Ognuno ha un suo obiettivo, sì, giustamente. Sì. Senti, durante questo percorso c'è mai stato un momento in cui, non dico che vi siate pentiti, ma che hai avuto paura di non riuscire in questo obiettivo e quindi di fallire? E tal proposito, cosa pensi tu del fallimento? Allora, io no, va bene, io no, assolutamente, sono sempre stato determinato nelle cose, nelle mie scelte, so che la determinazione è importante, se tu per primo hai dei dubbi non va bene, ok? Nel senso che io ho sempre, tutto quello che abbiamo fatto dall'acquisto del terreno a costruire la casa, l'ho fatto sempre pensando in positivo, pensando che era solo questione di tempo. Magari se ero fortunato l'avrei venduta in 6 mesi, se no un anno, non importa, 2 anni, ok, però sapevo che avevo fatto la cosa corretta, mi ero comportato in modo corretto e l'avevo fatta con l'energia corretta e di conseguenza ero sicuro che saremmo arrivati non a quello che siamo oggi, onestamente, fin dove siamo oggi no, non me lo aspettavo così tanto, però ero sicuro che ce l'avremmo fatta a vendere la prima casa, la seconda casa. E Roberta sì, come donna aveva un po' di timore, diceva Dio buono, ma chissà se riusciamo, anche perché ovviamente i fondi non erano illimitati, cioè non è che avevamo un patrimonio che, perché alla fine dei conti dopo è anche quello che ti dà determinate paure, no? Dici, se tu in banca hai 1 milione di euro, sei tranquillo, dici, qual è il problema? Aspetta 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, non c'è problema. No, non avevamo questa possibilità. Quindi io la rassicuravo e gli dicevo, Roberta, vai tranquilla, guarda, noi abbiamo fatto tutte le cose nel modo più corretto possibile. Vedrai che arriverà la persona che dirà, ok, questa è la casa che cercavo. E così è stato. E per quanto riguarda il fallimento, dico bravi, chiunque abbia fallito è nella strada giusta. Sapete perché? Perché vuol dire che avete fatto qualcosa. Molte persone non falliscono perché non fanno nulla. Ok? E il fallimento vuol dire che tu hai fatto un percorso
Può esserti andato bene, può essere andato male, c'è da mettere in conto anche quello. Non è che 100 progetti tu inizi e 100 progetti vanno a termine. Purtroppo è normale, però vedete il fallimento come il moto vi sta indicando che siete sempre più vicini al successo. Più errori avete fatto, più vi state avvicinando all'obiettivo. Perché? Perché è un discorso di crescita personale. Ok, io dico sempre alle persone, dovete puntare su voi stessi. Questo è il segreto. Molte persone pensano che devono chiedere agli altri. Sì, chiedi agli altri, io dico sempre, vi dico cosa ho fatto io. Io ho sempre cercato di frequentare persone che hanno più successo di me. Io ho cercato sempre di imparare da loro, perché anche loro hanno una testa, due mani, due gambe come me e hanno 24 ore al giorno anche loro. Cosa hanno fatto di diverso da me per ottenere quei risultati? Quindi circondatevi di persone che hanno successo e mentalizzatevi, se avete un progetto, qualsiasi cosa, come l'aveste già realizzato. Siate positivi, perché è un discorso energetico. Attirate a voi gli eventi, attirate a voi le persone giuste. Se siete nell'onda energetica corretta, portate a voi le persone, diventate attraenti. Questo è il segreto. Diventare attraenti, ok? Se diventate attraenti, le persone vi ascoltano. Siate sorridenti, siate entusiasti, ok? E le difficoltà le abbiamo chiunque, non è che non ci siano difficoltà. Anche a me, anche se ho 15 anni di esperienza, capitano le difficoltà tutt'oggi, non è che sono esonerato. La differenza dove sta? Che nel timing, cosa intendo? Ti si presenta un problema. Ci sono persone che stanno e sprecano ore, giornate o addirittura mesi nel problema, guardando il problema. Il segreto sta nel prendere il problema e tramutarlo in un'opportunità. Esempio, quest'anno di Covid, quanti problemi ci sono stati? Una montagna, una marea, ok? Problemi, chiunque ha avuto problemi. Benissimo, c'è gente che ha fatto i milioni in questo anno. Perché? Perché ha preso il problema e lo ha tramutato in un'opportunità. Ok? Quindi il segreto sta proprio in questo, cercare sempre, ricordatevi che più grande il problema, più grande dietro è l'opportunità. Quindi io ricerco sempre problemi, non mi spaventano i problemi. I problemi sono nient'altro che una faccia della medaglia. Ok? Voi adesso vedete questo è davanti a voi, questo è il vostro problema. Bene. Osservatelo da un altro punto di vista, uscitene, cercate di capire come tramutare quel problema e quella difficoltà in un'opportunità. Questo è quello che suggerisco a chiunque si senta down, che si sente giù. Se posso dare un suggerimento a livello energetico, che a me è sempre aiutato tantissimo, se ci sono momenti che vi sentite scoraggiati o cose del genere, andate nella natura, mettetevi in un bosco, cercate, ricordatevi che noi siamo natura. E quindi per me è sempre servito moltissimo, la natura mi ha sempre dato tantissima energia. Questo, spero di aver risposto alla tua domanda. Sì. Quindi, secondo te, che tipo di limiti? Allora, ti faccio una domanda un po' più... Allora, spesso quando si sente parlare di crescita personale, piuttosto che del non fossilizzarsi sul problema, ma cercare una soluzione, no? Poi uno mi dice, sì, ma nella pratica, se io non c'ho soldi, ho un lavoro, un posto fisso, e quindi non ho possibilità di crescere perché il mio stipendio è 1.500 euro al mese, e quello è, devo campare la famiglia. Allora uno, molti poi dicono, ok, bello, però io come ne esco da sta storia? Ecco, secondo te chi pensa in questo modo ha possibilità comunque di poter raggiungere degli ottimi risultati? O cosa deve cambiare nel suo approccio? Perché è la maggior parte della gente poi alla fine, no? Che ha questo tipologia di problema. Quindi esatto. C'ho grandi idee, però non c'ho una lira, non so come fare, insomma. Allora, ricordatevi che i soldi non sono il problema.
l'atteggiamento che voi avete è il problema, nel senso che nel modo in cui noi ci poniamo, esempio, io faccio il dipendente, ho uno stipendio di 1000 euro al mese, però non sono soddisfatto di quello che ho. Allora, innanzitutto la persona deve trovare un perché. Allora, perché non sono soddisfatto di quello che ho? Ok? Cioè, prendetevi carta e penna e scrivetevi. Io sino ad oggi ho fatto questo. Ho dedicato 5 anni, 10 anni, 15 anni della mia vita a fare questa attività. Fino ad ora non sono riuscito a risparmiare un euro. Ci sono sempre problemi. Bene. Allora, sappi una cosa. Se continui a fare quello che hai sempre fatto, otterrai lo stesso identico risultato. Quindi, quello che tu devi cambiare sono le tue azioni. La ricchezza più grande che tu hai non sono i soldi, sei tu. Sei tu come persona. Quindi devi fare che cosa? Se non sei ancora cresciuto a sufficienza a livello imprenditoriale, ok, come persona, come carattere, come motivazione, ad esempio io non ho bisogno di motivatori, ok? Io mi automotivo. Per automotivarti devi trovare un perché. Più grande il tuo perché e più piccoli diventano i problemi, ok? Perché le difficoltà non le vedi, perché il tuo perché è grandissimo e quindi tu sei a tutti i costi vuoi arrivare a quel risultato. I soldi sono che cosa? Sono un mezzo, è un mezzo. I soldi ti servono sì per arrivare al tuo obiettivo, ma ricordati che c'è gente disposta a investire sulle persone che credono in un progetto, che credono in quello che vogliono fare, ok? Ti faccio un esempio. Una persona dice, bene, io ho un'idea, però non ho la liquidità. Bene, inizia a informarti, inizia a cercare persone che intanto la pensano come te, che sono persone che magari vogliono fare il progetto con te. Magari loro hanno i soldi ma non hanno l'idea. Ok? E quando vedono il tuo entusiasmo, il tuo credo nel tuo progetto, tu ti fai un business plan, dici, bene, io voglio, adesso lo faccio un esempio banale per farlo comprensibile a tutti. Io vivo in Friuli e voglio andare a Milano. Bene, come ci vado a Milano? Allora, posso andarci a piedi, posso andarci in bici, posso andarci in macchina, posso andarci in treno, posso andarci in... Ok? Che cosa mi serve per fare il viaggio con quello strumento che ho deciso di utilizzare? Bene, se devo andarci in macchina, devo fare il pieno, mi serve una macchina. Quindi devi pianificare esattamente che cosa hai bisogno per raggiungere quell'obiettivo. Ok? Una volta che tu hai esattamente ben chiaro che cosa ti serve, devi trovare il come. Come faccio ad ottenere gli strumenti che mi servono per raggiungere quell'obiettivo che è andare a Milano? Ok? E se tu gli strumenti non ce li hai, non preoccuparti, inizia a pensare. Noi qui abbiamo la scatola magica. ogni persona praticamente, se usa questo che ha qui, riesce a trovare, pazzesco, le chiavi di accesso per ottenere quello che vuole. Leggete libri se non li avete mai letti, ad esempio come The Secret, libri sulla crescita personale. Io le chiamo le chiavi di lettura, ok? Ricordatevi che la vita ci dà sempre delle opportunità, però voi dovete avere la chiave d'accesso. Allora, se vi siete mentalizzati e state chiedendo all'universo, io voglio andare a vivere là, voglio andare a Milano, voglio riuscire ad arrivare là, vedrete che la vita che cosa fa? Fa in modo che vi arrivino le persone, le conoscenze, i contatti, perché vi aiutino ad arrivare, ok? Però deve partire da qui. Una cosa che devi sentire. Il grande del lavoro che una persona deve fare è su se stesso. Molte volte uno si ostina a cercare all'esterno quello che ha all'interno. Sì. Grazie per questo spunto, perché in effetti no, è la difficoltà che hanno molti. Sì, io ho i sogni, però come mi muovo? E in effetti sì, nel mondo c'è tanta gente che ha la liquidità e che ha anche necessità di investirla, no? Per diversificare. E quindi assolutamente sì, non,
ottimo consiglio. Ti faccio un esempio, dopo vi succederà l'incontrario, perché mi viene da ridere. Allora, dopo vi succederà che prima avevate il problema che non sapevate a chi chiedere i soldi, come fare per raggiungere l'obiettivo. Quando avete raggiunto il risultato, succederà l'incontrario. Ci saranno le persone che vi cercano e vi dicono, ascolta, ho 50, 100, 200, 300 mila euro, cosa ne possiamo fare? E tu dici, scusa, ma tu dov'eri quando non ne avevo bisogno? È ridicolo, ma funziona così, è un gioco pazzesco, perché... poi come si dice, no? I soldi chiamano soldi, in realtà no, ma se pensi, che, dove è stato il cambiamento, il click, dove è stato? Sei tu che sei cambiato come persona, sei tu che sei diventato attraente. E soprattutto mi raccomando, sempre in modo corretto, onesto e senza far sgambetti a nessuno, perché sennò tutto ritorna. Sì, ritorna. Quindi, anche perché l'energia della correttezza, l'energia dell'essere puliti dentro, le persone lo sentono. Ed è per questo che vi faccio un esempio. Io ho firme in conti in banca di clienti che potrei andare in banca, prelevare tutto, sparire, ok? E vivere una vita da nababbo. Ma non lo faccio. Cioè, ma perché le persone si fidano? Perché lo hanno capito, lo vedono, ok? Vedono che veramente possono mettere la mano sul fuoco. Ma neanche se ne avessi bisogno, Andrei, perché proprio non fa parte non del mio modo, del mio non modo di essere, di vivere e della correttezza che io voglio sempre portare in tutto quello che faccio. Senti, un'altra domanda. Un momento difficile della tua vita e cosa hai imparato da quel momento? Il momento, se ce lo vuoi raccontare, altrimenti... Sì, sto pensando quale, perché fondamentalmente ti dico perché ci devo pensare, perché nella mia testa, vi spiego, vi racconto anche questo dettaglio, fate questo giochino, prendete un foglio, tirate una riga al centro e per conoscervi dovete farlo e scrivete sul lato sinistro i pensieri negativi che avete avuto nella giornata. Ogni volta che avete un pensiero negativo mettete una crocetta e i pensieri positivi sul lato destro mettete tutte le crocette di ogni volta che avete un pensiero positivo. E che cosa succede? Questo gioco all'inizio noterete che avrete magari 50-60 pensieri negativi e 30-40 pensieri positivi. L'obiettivo è arrivare quasi al 100% di pensieri positivi. Perché? Perché se sei positivo attrai il positivo, attrai le persone che la vedono come te, attrai gli imprenditori come te, ok? E all'inizio io dico sempre, c'è un giochino simpatico che quando ti viene un pensiero negativo, tu qui dietro hai una cloche, la giri dall'altro lato e inizi a pensare a qualcosa di positivo. E la cosa fantastica succederà che quando nel tempo tu ripeterai questo giochino, scoprirai che diventerà naturale che la tua mente, quando riceverà un input negativo esterno di qualsiasi cosa che ti possa accadere, lo tramuti immediatamente in una soluzione, in un'opportunità, in un pensiero positivo. Lo fai in automatico, è come imparare a guidare la macchina, stessa cosa, all'inizio ci devi pensare, poi scatta tutto in automatico. E quindi questa parentesi l'ho fatta perché è una cosa molto importante per far capire alle persone che l'atteggiamento che una persona deve avere fondamentalmente deve essere positivo. Se non siete positivi, dimenticatevi di cambiare la vostra vita, perché con la negatività traete a voi solo cose negative, quindi non potete cambiare se volete cambiare, se no, se siete contenti di dove siete, non c'è nessun problema. Allora, pensare a cose negative, ti posso fare un esempio che ho aiutato un connazionale che era venuto a vivere qui, e aveva creato un'impresa con un architetto, e per dargli una mano gli ho detto, bene, dai, devo iniziare la costruzione di una nuova villa, ti do una mano, ti do l'opportunità di costruirla tu, così ti integri, puoi anche fare l'esempio che hai costruito questa villa, quindi per dargli una mano, insomma, ci si cerca di aiutare, nel limite del possibile si cerca di aiutare.
Che cosa è successo? Che questa persona è stata totalmente scorretta perché si è presa i 50.000 dollari che gli avevo dato per iniziare la costruzione della casa e praticamente li ha usati per pagare altri debiti che aveva e mi ha piantato. E queste sono le difficoltà che possono capitare, che ti possono arrivare, e questo mi ha insegnato che cosa? Che devo stare sempre attento. Io sono, c'è Roberta che mi dice sempre: non si danno le perle ai porci, però io sono così. Io do sempre un'opportunità a chiunque. Poi, se mi freghi, sei fregato tu perché uno mi perdi, e quindi la più grande perdita che puoi avere è avermi me come amico, come persona con cui condividere un cammino. E quindi so che chi ci perderà di più sei tu. Io, ok, ci ho perso, amen, non importa, recupererò in altro modo. Ho portato comunque il progetto a termine, ho consegnato la villa lo stesso al cliente. Non è andata come doveva andare, non importa, però questa è un'esperienza negativa de delle tante che possono capitare nella vita. L'importante è veramente pensare alla soluzione, cioè. Mi si è presentato il problema, ok, cosa dobbiamo fare? Assolutamente il cliente non ci può rimettere. Assurdo, a costo di restare in mutande io, ma non esisteva che non gli consegnavo la casa al cliente. Non potevo andare dal cliente e spiegare, ah guarda, l'imprenditore a cui ho dato i 50.000 dollari è sparito, non posso costruirti la casa, dammi altri 50.000 dollari. C'è anche chi ha il coraggio di farlo. Io non, no, fa parte, è un stato un mio errore, una mia... non attenzione nei confronti di questa persona che ritenevo onesta e corretta, e invece mi sono sbagliato bene, ho sbagliato io, pago io, nessun problema. Prendetevi sempre le responsabilità di quello che fate. Se molte persone hanno questa brutta abitudine di delegare i propri insuccessi agli altri. Non è, fate un'autoanalisi. Molte persone, ad esempio, vengono qui in Repubblica Dominicana, non ascoltano, fanno gli arroganti. Ah, io sono bravo qui, sono bravo là, faccio qui, faccio là. Prendono la prima attività che incontrano, 6 mesi e chiudono e dicono che è colpa del paese, è colpa dei connazionali che non sono andati a mangiare da lui, è colpa di questo, è colpa di quello. No, la colpa è tua, perché tu non sei stato attento a quello che hai fatto. Sei in un paese straniero, ancora di più, già in Italia, quando uno fa impresa sa che hai 7 probabilità su 10 che non ti va bene. E quindi qui sei all'estero, ancora di più devi fare attenzione, quindi informati prima. E qualsiasi progetto abbiate in mente, analizzatelo bene, fatevi aiutare, cercate delle persone che sono imprenditori nella vostra zona, gli dite, guarda, ho un'idea, tu cosa ne pensi? No? Credetemi che le persone... Se lo chiedete nel modo corretto, se siete umili nel confronto degli altri, la persona che vi vede vi aiuta volentieri. Sì, questa roba che hai detto dell'assumersi la responsabilità, no? La propria responsabilità, in realtà serve anche per, e soprattutto proprio per apprendere dagli errori, perché dando invece la colpa agli altri, tu non apprendi nulla. Invece se ti assumi, ecco, nel caso tuo, no? Quello dei 50.000 dollari, se tu avessi pensato, sì, ok, è colpa sua, mi ha fregato, mi ha rubato 50.000 dollari, perfetto. Sarebbe rimasta questa esperienza della fregatura. In realtà, assumendoti la tua responsabilità, no, nel dire ok, lui mi ha fregato 50.000 euro, ma la responsabilità è la mia che non avevo visto prima il personaggio, o comunque non avevo preso le precauzioni del caso. Hai appreso che la prossima volta, probabilmente, che avrai a che fare con un estraneo, dici ok, mi stai anche simpatico, però mettiamo un attimo le cose un po', delle clausole un po' più. Esatto, Sì, e e questo infatti dopo non significa. mi è più successo. Sì, questo è, significa, no? Assumersi le proprie responsabilità. Concordo pienamente. Senti, un'ultima domanda, così. La richiesta più assurda che ti è arrivata da uno straniero, italiano meno, per venire a vivere lì. Sai, qualche idea, non so, un po' stravagante, se c'è stato qualcuno ti ha fatto qualche richiesta. No, più che stravagante, sai cos'è la cosa? C'è un messaggio che va corretto.
La stampa, allora, un altro dettaglio. Io ho fatto servizio anche nell'arma dei carabinieri nel mio periodo di leva ed ero presente nei fatti e praticamente presente nei fatti quando accadevano le cose, quindi ero lì, vedevo cosa succedeva e ho scoperto che cosa? Che praticamente le informazioni che vengono passate alla gente via stampa, via media, non sono la totale realtà. Viene sempre passato quello che si vuole far sapere, ok? Non quello che è successo realmente. Quindi cosa voglio dirvi con questo? Imparate a leggere fra le righe. Non prendete per oro colato qualsiasi cosa dice la stampa o dice la televisione. E questo per farvi capire che cosa. Molte persone mi contattano e dicono: ah, ho 10.000 euro, cosa vengo a fare? Bene. Ho visto che dicono: vorrei aprire un bar in spiaggia. Questo è il sogno. Allora, il bar in spiaggia è un sogno che hanno venduto per anni la stampa e ha lavato il cervello di tutti i nostri connazionali che sono convinti che basta andare all'estero, aprire un bar in spiaggia e fai la butta da sogno, ok? Questo per farvi capire il potere che ha la TV e la stampa di disinformare le persone, non informare, ok? E quindi è tra le cose più assurde, perché continuano queste persone a chiamare, a scrivere: ah, ho 10.000 euro, vengo lì, apro un bar in spiaggia, e così gli dico: guarda, è il peggiore degli investimenti che tu possa fare. Hai 9 probabilità su 10 di fallire, ok? E quindi... Questa ogni volta che me lo chiedono mi metto a ridere, perché dico: ecco un altro che ancora questo lavaggio di mente dei giornali che hanno fatto per anni. Vai a vivere ai Caraibi, prendo un bar in spiaggia, ok? Allora, no, la realtà non è quella. Quindi se dovete calibrare il vostro tiro per quello che ovviamente sono le vostre opportunità. Vi faccio un esempio: anche a me piacerebbe fare tutte le invenzioni che fa Elon Musk. Caspita, è un vulcano di idee, un vulcano di... Ma non sono nelle sue condizioni per potermi permettere domani mattina di aprire qualsiasi società con già un budget di fondo di miliardi, ok? Quindi cercate di fare... non è che uno diventa... un mago tutto in una giornata, un imprenditore di successo il giorno dopo. È un percorso e godetevi il percorso. Molti pensano che il successo è arrivare alla vetta. No, il successo è godersi tutto il percorso. Perché ogni singola cosa, ogni singola esperienza che farete sarà quella che vi ricorderete nel tempo. Insomma, mi hai anticipato tutte le domande, quindi hai fatto, hai fatto il mio lavoro oggi, perché hai detto tutto quello che ti avrei chiesto. Aspetta che ti ho perso. Che è successo? Ok, ti avevo... Sì, ti avevo perso un attimo. Ok. Quindi, insomma, fantastica questa cosa. Mi hai anticipato. Bene, tutto mi fa piacere. Aldo, davvero è stata un'intervista fantastica, perché ci hai riempito di ottime, di sensazioni positive innanzitutto, e quindi bene. Questa è la cosa veramente più importante, e poi anche di consigli pratici, quindi davvero una bellissima intervista, è stato veramente un piacere averti qui con noi. Grazie a voi per l'opportunità. Allora, io saluto tutti quanti, vi ringrazio per aver seguito anche questa intervista con Aldo.